Non si spegne ancora la speranza di poter ritrovare il secondo disperso in mare, travolto da un'onda nella serata di venerdì a Pieve Ligure, mentre si trovava con gli amici. Il corpo del collega, di origini polacche, 42enne, è stato invece ritrovato ieri nella tarda mattinata al largo della zona della Foce, a Genova. Il disperso ha 47 anni ed è di nazionalità ucraina. Questa mattina sono riprese le ricerche con i sommozzatori dei vigili del fuoco, ma anche con i loro droni, pronti a scandagliare il territorio e la costa. Più passa il tempo, più si assottigliano le speranze di trovarlo in vita. I due uomini in questi giorni stavano lavorando alla ristrutturazione di una villetta situata nel comune di Pieve Ligure. Dopo il lavoro, venerdì sera, una serata di svago con gli altri colleghi e amici. Poi la tragedia. Salone Nautico di Genova, giorno 4, oggi è domenica, una domenica di sole, di record di presenze al waterfront di Levante, tantissima gente per vedere le barche in esposizione, ancora una volta le campionesse dell'attenzione sono le grandi barche dei cantieri più prestigiosi che hanno deciso di esporre al Salone Nautico di Genova, ma c'è molta attenzione naturalmente anche per le barche di piccole dimensioni, tanti convegni collaterali che hanno caratterizzato anche questa giornata, in modo particolare si è parlato di salute del mare, ma anche di sanità marittima, di sanità a bordo e di salute dei mammiferi marini. Insomma, tanti aspetti correlati al mondo del mare e della nautica che vengono celebrati ogni anno al Salone, giunto alla 63esima edizione. Naturalmente è stato il weekend, soprattutto la giornata di oggi, con il bellissimo sole di Genova a fare il pieno di numeri a questo Salone, ma ci sono ancora due giorni, lunedì e martedì, per continuare la visita, per osservare da vicino le barche e per le trattative che ci assicurano gli espositori. Stanno andando a gonfie vele su Primo Canale. Continuate a seguirci perché vi raccontiamo tutto quello che c'è da sapere sul Salone Nautico Internazionale di Genova. Ad oggi abbiamo 75 presenze che saranno a breve diminuite per trasferimenti e l'ultimo arrivo è stato ieri mattina, 16 persone, ma con 9 trasferimenti in contemporanea. Ad oggi le brandine a disposizione sono queste, non ne abbiamo altre. Anche all'interno del Capannone piove, almeno con i temporali che abbiamo avuto in questi giorni, per cui anche lì spostiamo i tavoli della mensa a seconda di quello che è, diciamo, l'ondata di acqua, e per cui è indifferente, diciamo che le tende sono comunque perfettamente impermeabilizzate, non c'è problema. Le persone che operano qua hanno chiaramente varie formazioni, quindi c'è il mediatore culturale, così come ci sono gli operatori o i volontari che si succedono nei turni per garantire una presenza di almeno tre persone in contemporanea, perché la gestione della distribuzione dei pasti comporta chiaramente del lavoro. Ecco. Diciamo che i ragazzi che sono ospitati qui nel campo sono molto collaborativi, per cui si formano delle squadre di pulizia, per mettere ordine, anche per aiutano nella distribuzione dei pasti, quindi un po' li si impegna, chiaramente, perché altrimenti, voglio dire, sarebbe molto noioso stare qua a passare la giornata senza far nulla, e nello stesso tempo chiaramente sono di ausilio, di aiuto ai volontari e al personale che è qui in servizio. La priorità, perché lo prevede anche la carta e anche la giornata mondiale della sicurezza delle cure, è quella della prevenzione delle infezioni ospedaliere. E sicuramente l'altro punto fondamentale per noi è far lavorare gli operatori sanitari in sicurezza e soprattutto poi in questo territorio cercare di rispondere ad alcune attese che sono quelle di avere visite specialistiche, esami diagnostici, interventi chirurgici in tempi certi, collegate anche alle priorità prescritte dal medico di medicina generale, ed essere in questo molto trasparenti. L'importante adesione che ha dato l'ASL 5 in Liguria credo sia un passaggio fondamentale. Noi saremo osservatori, vigilatori, critici e costruttivi, e mi piace ricordare alcune nostre
richieste di integrazione che vanno sia alla questione della maggior trasparenza e partecipazione sulla questione delle liste d'attesa, sia anche un problema oggi sentito che è quello sulla violenza agli operatori, soprattutto al pronto soccorso. Li abbiamo obbligati ai distanziamenti, li abbiamo obbligati a evitare gli assembramenti e mi pare che tutte queste misure non siano servite assolutamente a niente, nel senso che la circolazione del virus è avvenuta comunque, non ha dato nessun tipo di effetto importante su quella che è la popolazione scolastica, anche perché evidentemente si è vaccinata tra il 2020 e il 2022 e quindi non capisco sinceramente la ragione per la quale si debba tornare a parlare di mascherine a scuola. È l'ultimo luogo nel quale si possono usare le mascherine, anche perché a mio parere non servono a niente in quel contesto. Purtroppo questo continuare a propagandare la mascherina nelle scuole e anzi a imporla, sa cosa ha fatto? Che nei ragazzi ha reso questo strumento, che magari nella vita poi gli potrà servire, uno strumento considerato come un qualcosa di negativo. La situazione per fortuna sta leggermente migliorando rispetto agli anni della pandemia, in cui sicuramente abbiamo avuto un grandissimo calo di donatori nuovi iscritti, però non basta, abbiamo ancora bisogno di tanti giovani che si iscrivano. Il nostro obiettivo in questo momento è avere 500.000 donatori attivi, potenziali donatori iscritti al registro italiano donatori di midollo osseo, e quindi c'è ancora un po' da fare. I numeri stanno andando bene, quest'anno abbiamo già inserito circa 19.000 donatori, ma sarebbe bello poter chiudere l'anno con 28.000, 30.000, quindi in tutta Italia dobbiamo darci da fare, in particolar modo anche nella nostra regione, perché essendo una regione un pochino di anziani, noi abbiamo bisogno di ragazzi dai 18 ai 35 anni che diano la loro disponibilità a essere iscritti al registro. Purtroppo la compatibilità fra perfetti e sconosciuti è rarissima, parliamo di uno su 100.000, quindi se non abbiamo tanti tipi nel nostro inventario è difficile che per tutti i pazienti che hanno necessità di trovare un donatore troviamo quello giusto, il tipo giusto. Quindi abbiamo bisogno di tanti che si mettano a disposizione e poi magari in realtà quelli che donano sono molto meno, parliamo di circa 300-400 all'anno in Italia. Quest'anno è stato un anno dedicato, diciamo, alla cultura con la nostra scrittrice Beatrice Solina Sdonghi, ma abbiamo anche un evento speciale che è il centenario del ritrovamento delle monete nella località di Gnusci sul nostro comune. E quindi ripercorriamo questo trenino storico. Proprio durante la costruzione di questa ferrovia è stato trovato questo tesoretto che oggi è detenuto al Museo Archeologico di Aosta. È un'occasione straordinaria questa di compiere questo viaggio per questo tragitto così significativo anche proprio dal punto di vista storico, perché è stato durante lo scavo per la creazione del percorso che è stato ritrovato il tesoretto. Per noi è un grande piacere creare questo rapporto con il comune di Serra Ricò, che speriamo di mantenere sempre più vivido, costante, con scambi e chissà possibili ritorni. Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'anticiclone continua a garantire una giornata di lunedì di bel tempo in Liguria, con cieli sereni e tersi, ventilazione debole con mare in prevalenza calmo e temperature massime fino ai 26-27 gradi. In dettaglio sull'Imperiese la situazione sarà tranquilla per la giornata di lunedì, con cieli in prevalenza sereni, clima fresco al primo mattino, molto mite invece nelle ore pomeridiane, con punte di 27 gradi. In dettaglio sul Savonese, anche qui non mancheranno ampie schiarite per l'intera giornata, temperature minime non oltre i 10-12 gradi, massime anche qui fino ai 26-27 gradi.
su Genova e dintorni la situazione sarà tranquilla con sole protagonista minime intorno ai 17-18 gradi con clima frizzantino o piacevole, massime fino ai 27 gradi. Sul Tiguglio sole che splenderà ovunque, temperature massime anche prossime ai 30 gradi. E infine sullo Spezzino anche qui avremo condizioni di bel tempo con cieli in prevalenza sereni e temperature massime fino ai 27-28 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria caratterizzata ancora una volta da condizioni di bel tempo con cieli sereni e tersi, ventilazione debole e massime anche prossime ai 30 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.